come avete visto nelle lezioni precedenti, la teoria dei colori e poi la teoria del segno, il colore è un segno, la teoria dell'armonia, mettere assieme questi segni diversi, teoria dell'impaginazione, arriviamo alla pubblicità, arriviamo a metterli su un layout, su un manifesto, o su un film, ecco, un film ci vuole il racconto di una storia. Allora c'è la teoria delle strutture narrative. Tutto questo percorso l'abbiamo fatto. E alla fine ci siamo chiesti, abbiamo messo a posto tutti questi tasselli, abbiamo aperto questi cantieri della vostra cultura conoscitiva. Che cosa avete imparato? Avete imparato un linguaggio estetico. Adesso bisogna raccontare una storia esteticamente corretta nella grafica. E cosa manca? Abbiamo detto mancano le idee. Bene, adesso riprendiamo il discorso che abbiamo fatto occupandoci delle idee. Come farci venire delle idee? Quindi facciamo scuola di creatività. Tanto per iniziare scherzandoci sopra, non prendendosi mai sul serio, questo è il presupposto fondamentale per il nostro tipo di lavoro. Andiamo a sfogliare un vecchio vocabolario dei nonni, il devoto Oli, che in quegli anni era vocabolario d'eccellenza della lingua italiana. Andiamo a vedere la voce creatività. E cosa ci dice? Creazione, termine proprio di Dio, da usare quindi con moderazione. Orrido, l'abuso fattone dalle modiste, una creazione di I capellini della signora Piripicchio. Bene, noi abbiamo cose più importanti. Abbiamo un pianeta da salvare, abbiamo l'immigrazione, che sono flussi che nei tempi dei romani modificano tutti i rapporti di produzione, tutte le situazioni. E abbiamo un conto economico difficile della nostra nazione. Quindi, dobbiamo correre ancora per il progresso, ma ci servono nuove idee, ci serve una grande innovazione per riprendere lo sviluppo e tutto questo alla fine, nolenti o dolenti, dobbiamo farlo con l'invenzione, inventando delle cose, da una generazione a un'altra, da un ricercatore a un altro. Questa rivoluzione è vitale, sia in una società privata sia in un ente pubblico. C'è un libro per me fondamentale, di un certo Coiré, che parla del passaggio dal Medioevo al Rinascimento e poi prosegue. Il titolo del libro è già interessante, Dal mondo del pressapoco all'universo della precisione. E scrive, si potrebbe anche dire, e forse in fondo equivalente, che la tecnica pre-industriale era una tecnica di adattamento alle cose, mentre la tecnica industriale è quella dello sfruttamento delle cose. Si potrebbe aggiungere che la tecnica moderna, oggi ragazzi, quindi questo che interessa, è quella della creazione delle cose. Siamo persino costretti a dirvi che dovrete crearvi il posto di lavoro. Creazione di valore. Ogni volta che passate da questo circuito si crea valore. E abbiamo visto che in ogni cosa il vostro pensiero, specialmente quello creativo, quello che inventa qualcosa, lascia un'impronta su quello che accade. E soprattutto l'impronta importante sono quello che crea differenza, quello che in termini aziendali chiamiamo vantaggio competitivo, che abbiamo visto nella copy strategy. Ma questo accade non solo nel business, ho parlato di grandi temi dell'umanità. Le tessere che formano il sistema sono in continua evoluzione e cambiamento. Vi ho appena detto che questi problemi delle migrazioni epocali creano uno sconvolgimento enorme nel sistema. Non si può fare a meno, è anche giusto che ci siano. Lo sconvolgimento è in atto, quindi bisogna inventare qualcosa, perché ciascuno di noi è chiamato a inventare.
Rendiamocene conto. Siccome la scuola è impreparata su questa cosa, qual è la materia? Qual è l'esame di invenzione, di creatività? Boh, nessuno lo sa, nessuno. E se tu dici, ma come andate avanti senza esservi occupato di questa cosa? Allora qual è la risposta? Ah, non esiste. Non esiste, è alchimia. Nessuno può avere un metodo per essere più creativi. O si nasce così o non si nasce. È una questione tra lord. Se voi non siete nati lord, siete dei pezzenti qualsiasi. Quindi non stiamo a discutere su queste cose. Invece, ragazzi, ci sono scuole che fanno cantare gli stonati. Io sono l'essere più stonato del mondo, ho preso lezioni di pianoforte e qualcosa sono riuscito a combinare, con grandissima fatica, cambiando le regole del gioco, perché non avendo orecchio, dovevo conoscere perfettamente la musica e riprodurre esattamente quello che c'era scritto, non di più, non di meno, come se io fossi muto. Molto meglio. Ecco che si può far suonare una persona assolutamente stonata. Figuriamoci se non si possono fare, avere idee a delle persone che normalmente dicono: ah, io sono piatto, non ho idee. Anzi, è un modo di fuga e spesso sono persone che sono state vilipese, offese per qualche cosa che hanno detto o che gli altri hanno trovato assolutamente inutile. Allora, se non dovete proprio inventare, dovete sicuramente intuire delle cose. Che cosa si inventa? Andate in azienda, inventate prodotti, servizi, sistemi di servizi e prodotti, procedure interne, risorse per prendere, per utilizzare le cose utili. C'è una frase bellissima che poi forse se ho tempo citerò, di un grande organizzatore d'azienda, di cose aziendali, che dice: quando si prendono i talenti non si devono impiegare a risolvere problemi, quelli fatelo fare ai vostri filippini del marketing, fatelo fare a quelli che non sono in prima linea, no? Non sono i talenti con la T maiuscola. I talenti devono scoprire nuove opportunità, esplorare nuove opportunità nel sistema. Devono intuire nuove visioni, dovete sicuramente scoprire queste nuove opportunità, perché questo è fondamentale a far campare un'azienda. Può anche capire quando è il momento di cambiare. Vedete, questo c'è un momento fatto proprio di feeling, della vostra intuizione. In ogni sistema stabile, in un sistema stabile, noi eravamo abituati ad apprendere da altri le risposte. Ma oggi che abbiamo bisogno di creatività, dobbiamo farlo da solo questo passaggio. Per questo mi sto sgolando per richiamarvi a impegnarvi a essere più creativi, come essere più ginnici, come mangiare meglio, come rispettare il prossimo. Sono delle tendenze che diventano fondamentali. La fortuna, signori, è già stata assegnata ed è di queste persone che sanno vedere oltre. La fortuna sarà quindi dalla parte di chi anticiperà i cambiamenti, come vi ho detto prima, parlando dell'emigrazione, facendo questo esempio, o l'esempio del clima che sta cambiando. Ecco, davanti a questi grandi cambiamenti della struttura, della scatola che vi contiene, voi dovete cambiare tutto affinché tutto resti quei vantaggi che avevate prima. Ecco che dovete anticipare i cambiamenti e tutti, consapevoli o meno, siete chiamati a farli, questi cambiamenti attraverso la creatività. E la creatività, vedete, non si impara lavorando, perché se tu fai lo zappatore rinforzi i muscoli zappando, ma se tu fai il manager sei più attento, scrupoloso, lavorando tutti i giorni, ma non impari a essere creativo. Quindi non può essere affidate alle doti naturali. Bisogna svilupparlo con un metodo, così come uno potrebbe dire: sì, poi tu se uno sai giocare a calcio, o sai o non sai, quindi è inutile prepararti, è inutile fare training e vai alla domenica allo stadio a fare la tua partita. Ecco. Stai dicendo un'idiozia. Ecco, metafora, questa stessa idiozia vale per il pensiero creativo. Ragazzi, potrei dire anche commendatore, cardinale, e ballerine. Cos'è l'ultima cosa che avete inventato?
E quando? E in che contesto? Vedete, c'è questa bellissima frase di Darwin che spiega molto su quello che voglio portarvi a pensare. Darwin dice: non è la specie più forte che sopravvive, nemmeno quella più intelligente, ma quella più predisposta al cambiamento. Allora facciamo due piccole correzioni. Non è il manager più preparato che sopravvive, nemmeno quello più intelligente, nemmeno quello uscito dalla migliore università, ma quello più predisposto al cambiamento. Allora, un metodo, e sono qui a portarvelo, perché come minimo vi dà coraggio. Io credo che molti di voi siano inibiti dal pensiero creativo perché scoraggiati. Vi permette di traghettare i vostri pensieri, ma la vostra attività, il vostro business, quando avrete un business, dal mondo del possibile, tac, 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 al mondo del reale. Il metodo vi assorbe in questo guado, ansie e paure, portandovi ad anticipare le cose. L'attività principale della vostra mente è, primo, funzione percettiva, pa, 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 cosa c'è lì, cosa c'è qua, l'osservazione dei fatti, di quello che accade. Secondo, mettere nel database, funzione ritentiva, conservazione e archiviazione dei ricordi, poi diventano codici di lettura. 3, funzione raziocinativa. La logica per andare a un giudizio delle cose. 4, funzione immaginativa, previsione dei fatti, con sensibilità, elaborazione di idee, scoprire il nuovo. Allora, vedete, sul punto 1, 2, 3 segnati in nero c'è un fantastico programma di formazione scolastico. Sul punto 4 sono solo io che ne parlo. E ho insistito per poterne parlare, ho trasformato il mio corso di strategia di comunicazione pubblicitaria in laboratorio. Volevo farlo di sola creatività, ma passaggio per l'università è difficile perché nuove materie non si possono ordinare come da salumiere. E quindi siamo arrivati a questo compromesso di chiamarlo laboratorio di strategia di comunicazione pubblicitaria, tanto lo farei un pirla qualsiasi, e si mette lì e dice due ballette, non sono difficili. La cosa più difficile è insegnare la creatività, dove bisogna aver provato con i talenti e non talenti a portare avanti idee e fare maturare le idee. L'agenzia di pubblicità dove io ho lavorato credo che sia il terreno più fertile per, siccome lavorate con i talenti, per portare avanti il business attraverso le idee. Allora diciamo che non sono l'unico a dire questa cosa. Prendiamo il rettore di Harvard, e dice: le scuole e l'università dovrebbero alimentare la scintilla creativa che costituisce la differenza tra l'ottimo e il mediocre. È questo campo di battaglia che c'è tra l'ottimo e il mediocre, dove io cerco di portarmi dalla parte dell'ottimo e di uscire dagli schemi. Frase di Einstein: l'immaginazione è più importante del sapere. Siete qui per il sapere. Condizione necessaria. Senza sapere non si va da nessuna parte. Ma condizione necessaria e sufficiente per emergere è l'immaginazione, con un unico limite, che se ne avete troppa o se l'avete disordinata, siete sicuramente degli artisti di talento, ma gli artisti di talento non c'entrano nulla con l'azienda di talento. E questa è la difficoltà di inserimento. Dice Edison: bene, io non sono uno scienziato, ma sono un inventore. Ecco, già questo
abbiamo preso due geni che passavano, abbiamo detto venite qui a dire la vostra. Guardate che questi due geni nel nostro sistema non sarebbero stati assunti, perché loro, quando erano ragazzi come voi, avevano dei problemi di scolarità. Erano in ritardo con gli esami, non avevano potuto fare esami perché erano dalla parte opposta della loro università. Vi dico questi pettegolezzi, ma per far capire e maturare di cosa parliamo. Adesso, dopo aver detto scherzando con la definizione di creatività del devoto Oli, pensate a dire la vostra, buttatevi qualcosa, che io vi ascolto. Allora, facciamo per capirci meglio questo esercizio. Alcuni di voi lo sapranno, l'hanno già sentito. Prendiamo 9 pallette, messe così, a quadrato. E adesso cerchiamo, senza interruzioni, con solo 4 tratti retti e continui, continuo a dire senza alzare la penna, di collegarli tutti e 4. Dai, prendete 4 pallette, fate l'esercizio, fermate la macchina parlante e dovete fare un po' di esercizio, perché così poi capite le cose che fate e le cose che non fate. Questo serve per arrivare al dunque. Dai, vi aspetto. Chiudete però, notate che sto qui immobile. Adesso do la soluzione. Svolgimento. Guardate. Cosa sto facendo? 1, 2. Esco dallo schema. Ecco la soluzione. Definizione di creatività sarà uscire dagli schemi, come in questo esercizio. È una definizione un po' grezza. Adesso ne prendiamo una più qualificata di un autore, Mednick, che dice creatività è mettere assieme in modo utile, sottolineiamo, in modo utile, idee di solito lontane l'una dall'altra. Bene, avete capito? Passiamo un passo avanti. Adesso che siete già un po' più organizzati, fate lo stesso esercizio con solo 3 tratti retti e continui. Allora, cosa avete capito dall'esercizio precedente? Beh, era facile, bastava uscire dagli schemi, ma perché voi non siete usciti dagli schemi? Perché questi 9 fottuti palletti erano messi lì che sembravano un rettangolo, un quadrato. E questo quadrato era una prigione dove vi dava istintivamente l'idea che fosse vietato uscire da quel contesto. Quindi cercavate di fare l'angolo, di curvare, restando sul bordo del quadrato, senza avere il coraggio di uscire dallo schema. Adesso, siccome io vi ho detto che siete più liberi di come voi pensiate di essere, provate a fare con solo 3 tratti quello che prima avete fatto con 4, sempre con lo stesso criterio, senza mai alzare la penna con dei tratti retti. In compenso, vi dico, siete liberi di muovervi al massimo della fantasia e al massimo dell'universo. Fermate la macchina, fate esercizio, vedrete che io tra un po', l'esercizio dopo, nella pagina bassa, vi dirò di farlo con un unico tratto. Allora, di solito in aula nessuno ci azzecca qua, se non sanno già hanno già visto questo esercizio su un libro. Ma l'ultima fase, l'ultimo esercizio, ci azzeccano. Allora, proviamo a fare l'esercizio con i 3 tratti. Vedete che io non vi ho detto che erano puntini. Assolutamente. Ho messo lì ho detto pallette apposta. Quindi, si riesce a fare con 3 tratti. Quindi la realtà è un po' diversa da quello che vi eravate ingabbiati voi per immaginarvela. Adesso, l'esercizio più facile è quello di dire facciamolo con un unico tratto. Ma com'è possibile questa cosa? Allora, aprite, non ci sono gabbie, non siete
Non siete rinchiusi. Cosa vuol dire un unico tratto? E se avessi un pennarello gigante, pruc, lo passo, vedete, ed è fatto. Quindi c'è un pennarellone. Oppure, fermate un attimo le macchine e pensateci su, vedrete che è più facile. Tagliate la carta e da paraculi mettete le pallette in fila. Oppure se avete tempo e siete viaggiatori dello spazio, prendete, fate una linea orizzontale qua, uscite dal pianeta, tornate, fate il giro della Terra e tornate indietro dall'altra parte, fate questo secondo passaggio in mezzo, poi un altro giro del pianeta e fate un terzo passaggio. Ci vuole tempo e pazienza. Altro esercizio, dai. Che cosa avete imparato? Qual è il learning di tutto questo racconto? Learning è che noi ci racchiudiamo in vincoli che il più delle volte non esistono. Questo guardare oltre gli schemi, in questo caso sono vincoli. Allora, detto questo, metto tre bicchieri sul tavolo, i primi tre vuoti e gli altri tre pieni. E poi vi dico, muovendo un solo bicchiere, fate in modo che siano alternati uno pieno e l'altro vuoto. Questo è facile, ci arrivate, di solito qualcuno ci arriva. A questo punto qualcuno ci arriva. Ho sempre fermate le macchine. Pensateci, andate in cucina, prendete i bicchieri se avete difficoltà. Perché vi dico questo? Perché teoricamente è più difficile, bisogna avere le cose in mano, fare le cose concretamente, le idee vengono più facilmente. Bene, soluzione. Prendete un bicchiere. Non è un gioco di spostare i bicchieri, il gioco è spostare i liquidi. Quindi versate il liquido del penultimo bicchiere nel secondo. Dov'è che siete usciti dallo schema? Che io parlo di bicchieri e voi ragionate col liquido. Mi siete bevuti tutti e tre i bicchieri? Bene. Adesso che siete un po' più euforici, con la mente un po' più aperta, vi do una frase formidabile di Einstein. Non servirà all'esercizio di oggi, non serve a nessun esame, ma serve alla vostra vita. Al business, no, la vostra vita di tutti i giorni, ai figli, ai... È una frase formidabile, forse la più importante di Einstein. Einstein, sapete che non lavorava un cazzo, perché continuava a scrivere queste citazioni che sono dappertutto. Quindi è stato bravissimo, perché lui ha lavorato 2 weekend, la sua vita ha fatto tutte queste formule in questi 2 weekend, il resto era lì martoriato dalle citazioni continue. La frase fantastica di Einstein è: quando un problema sembra essere senza soluzione, spesso la soluzione è fuori dal problema. Frase che tante volte nella vita s'azzecca perfettamente. Attenzione alla logica, perché spesso può diventare nemica. Nel senso, succede anche con gli atleti, succede anche con i calciatori veloci, che quando un calciatore con un fisico mingherlino, proprio perché il fisico mingherlino è più agile, e riesce a ottenere grandi successi, allora gli si fa un training perché dice continua a cadere, certo gli altri pesano 20 kg di più e allora lo si rafforza. Quando si rafforza ha meno scatto, meno velocità e via dicendo, ed è più macchinoso. Con questa metafora voglio dire che la logica, che è importante, non deve essere ossessiva, perché vi impedisce quello che quando avete visto quei 9 palletti avete giurato, è un quadrato, non si può uscire da un recinto. Ecco, questa è la logica. La logica, guai a Dio non averlo, se no non iniziate neanche a percorrere le strade del lavoro, dell'azienda. Se non avete conoscenza e cultura non andate da nessuna parte, ma poi dovete fare quel salto di qualità di uscire dagli schemi. Quante volte vi ho detto: non basta una vita per disimparare tutto quello che si è imparato. E quindi questa grande importanza, io nella mia prima lezione vi dico, non vi racconterò molte cose, molte norme precise da osservare, cercherò di tenerle al minimo, cercherò di insegnarvi a ragionare.
perché tanto poi i metodi cambiano, perché cambiano i fattori produttivi e quindi voi dovete adeguarvi e individuare il nuovo. E se io vi mettessi nella testa, nella zucca, troppe cose, queste troppe cose vi bloccherebbero, sarebbe un po' l'eccesso di logica. Io ho visto bravissimi ingegneri che poi non riuscivano ad andare oltre, non riuscivano ad arrivare alle cose più semplici. Eccedere in logica non sempre vi aiuta, bisogna avere quello scarto. Allora, le idee prodotte da un gruppo non sono la somma delle idee, ma la cosa più importante è il prodotto delle idee. Fantastico. Quindi se dovete inventare delle cose, mettetevi in gruppo. Il gruppo poi è un posto pericolosissimo, perché è un posto lento, perché la velocità di un gruppo è la velocità del più lento, ed è un posto dove un po' ci si incazzano uno con l'altro, o ci sono episodi in cui uno vuole portare avanti la propria leadership, la propria idea, e l'altro non vuole. Per questo, quelli che frequentano hanno avuto la fortuna e il privilegio di avere del tempo per frequentare. In classe faccio fare molti lavori in gruppo per far capire com'è difficile lavorare in gruppo e come con generosità bisogna muoversi in gruppo. E bisogna arrivare a fare qualcosa straordinaria che diremo più avanti, di saper lavorare sulle idee degli altri. Quindi uno porta avanti un pezzo del discorso, uno porta avanti un altro pezzo del discorso, faccio inventare delle storie dove i miei ragazzi, uno inizia e dice le prime 40 parole, poi stop, e va avanti un altro e avanti un altro, in armonia con questa storia. Allora prendiamo un grande matematico, abbiamo visto due grandi inventori, adesso proviamo con un grande matematico, Poincaré, che dice il pensiero creativo è simile alla reazione nucleare a catena. Vedete che anche lui ragiona, usa le metafore per esprimersi, la metafora è fondamentale per raccontare cose, per emozionare e per capire quello che accade attorno. Le idee elaborate dall'io subliminale si incontrano, si associano e si moltiplicano come nella reazione a catena. Generano ogni volta il nuovo. Quindi più c'è metodo, più io mi organizzo un metodo, più riesco a far moltiplicare queste idee. Prerequisiti che sono poi i motori dell'ispirazione. Il pensiero creativo ha bisogno di fluidità, tante analogie prodotte in breve tempo. Se io vi chiedessi, ditemi delle frutte che iniziano per A, albicocca, ananas, bravi. Se invece di parlassimo di originalità, di divergenza, allontanarsi il più possibile dall'ovvio. Datemi altri frutti. Allora cosa trovate? L'anacardo, l'avogado. E se io vi dicessi che ho bisogno poi di flessibilità, di aggirare i propri a priori e adattarsi, evolvere con l'adattamento, allora che cos'è che troviamo ancora che inizia per A? Ah, banana! Adesso proviamo a dividere un quadrato in quattro parti uguali, con non più di tre tratti. Facilissimo, ragazzi. La scimmietta si mette lì, tre tratti, e lo fa, tac, tac. Magari siete partiti in ritardo a pensarci perché il vostro pensiero è troppo facile, mi sta fregando. No, no. Voglio andare per gradi. Ecco che qui comincia a essere più da divergenza, perché dovete avere e uscire completamente dagli schemi facendo delle linee non simmetriche. Terzo punto importante è un lascito di Koestler, teoria dissociativa, scritto con una S sola perché così gli piaceva, che dice la soluzione di un problema comporta associazione di due idee che creano nuove combinazioni. Si collega un'idea a un'altra.
nuove relazioni a contenuti già conosciuti. Sono due cose che conosciamo. Conosco come è fatta una ruota, conosco come è fatta una valigia e mi trasporto con fatica la valigia finché non mi viene l'idea di mettere la ruota sotto la valigia e far diventare un troller. Quindi qui c'è la valigia. Qui ci sono, su quest'altra strada, ci sono le ruote e mi viene in mente di diventare il troller. Facciamo qualche esempio. Ho una fontana, ho un palazzo barocco, che cosa è di dissociativo? La fontana di Trevi. Ho della frutta, quadro con della frutta, natura morta. Ho dei ritratti, quadro con dei ritratti, e questo si chiama Arcimboldo, è un pittore formidabile che fa ritratti con la frutta e la verdura. Possiamo dire pittore vegano. C'è una canna da pesca, c'è un faro da auto, e non so se avete visto, c'è questa lampada bellissima, si chiama Toyo. Ed è un oggetto del design italiano. Esiste un pensiero che chiamiamo convergente, che è quello degli ingegneri, che chiede ad ogni passaggio una verifica. È come, parlo sempre con metafore, costruire una galleria dove io scavo tic-tic-tic, ho fatto un buco, però subito verifico. E metto delle travi, delle putrelle per tenere in sicurezza. Invece il pensiero divergente privilegia l'allargamento degli stimoli senza verificare ad ogni stazione. Quindi va a destra, va a sinistra, torna indietro e cerca di produrre più passaggi, più stimoli possibili perché da questi stimoli verrà fuori l'idea vincente. Un manager cosa fa? Lavora col pensiero convergente l'80% del suo tempo, ma se non ha nel 20% un pensiero divergente, è un manager d'ordine e disciplina, ma non entra nelle stanze delle decisioni importanti. La difficoltà è che bisogna alternare queste due cose, quando è momento uno convergere, quando è momento un altro divergere. E divergere bisogna anche cosa nuova, una cosa catastrofica rispetto alla logica e si fa un passo avanti. Divergere e convergere. Divergere e si diverge con le metafore, con le associazioni libere a caso, lavorando sul lavoro degli altri, modificando quanto basta, facendosi ispirare dall'emozione. Divergere e convergere. Divergere e convergere, divergere e convergere, trovando nuovi stimoli. Questo è il lavoro che dovete fare. Allora, mettiamoci in chiaro con degli esempi. Abbiamo detto pensiero sillogistico, quello che verifica ogni passaggio del ragionamento. Pensiero laterale, quello che prende e va. Quando Edison, nel mio esempio, inventa la lampadina, lui parte da un pensiero sillogistico preciso che dice, che sa dalla fisica, che nel vuoto ogni corpo brucia, continua a bruciare, non si consuma nel vuoto e sa che bruciando fa luce. Questa è la base dell'idea della lampadina. Adesso bisogna realizzarla. Che cazzo di filamento ci mettiamo in questa lampadina? Ci avrà provato. Cioè, non ha una cultura, no, scolastica formidabile. La sua famiglia si è spostata molto negli Stati Uniti. Lui, pur avendo talento anche scolastico, non ha frequentato le scuole in modo ordinato e continuo.
Quindi non ha a disposizione un chimico per poter fare questo studio. Allora prende quello che capita, capita, un pezzo d'acciuga, un pezzo di metallo. Anzi, siccome sa, nella vita ho capito che solo le cose care poi reggono, prova persino col platino. Col platino la lampadina va abbastanza bene, resta accesa per un'intera giornata, ma non supera le 24 ore, quindi ancora non serve. E dai, dai, prova e prova finché scoprono che il bambù abbrustolito, quindi bisogna andare a casa per arrivare a identificare il bambù abbrustolito. Il bambù abbrustolito è un ottimo materiale da infilare tra i due elettrodi. E così nasce prova e riprova. Questo prova e riprova è pensiero laterale. Immaginare, creare, spesso significa trovare e selezionare, in modo funzionale all'obiettivo evidentemente, utili analogie che prima non generavano associazione e che ora ci danno stimoli per la soluzione. Allora c'è uno spazio nel nostro cervello, che è proprio in questa posizione, che è un generatore di metafore. Si chiama giro cingolato superiore e dalla parte opposta c'è un filtro. Allora io vi chiedo di ragionare sempre con metafore, di utilizzarne di più, perché così come fate con il muscolo, che lo rafforzate, se imparate questo circuito ad operarlo, lo rafforzerete. Cosa dice il signor Nolan? Un trampolino di Nolan, un trampolino rappresenta una risposta costruttiva al problema senza trovare ancora la soluzione. Può assumere una qualsiasi delle tante forme possibili, può essere una definizione alternativa del problema, può essere il principio generale di una sfida, può essere un semplice desiderio, un'idea che vi portate appresso, ma a me piace, spesso si trovano attraverso le metafore o qualsiasi immagine. Ecco, serve non per passare il torrente, ma per mettere un piede in un sasso, che c'è in mezzo a questo torrente, per permettervi un balzo e arrivare là. Perché da cosa nasce cosa? Ecco perché è così importante il pensiero creativo che ondivago ondeggia. Questa frase da cosa nasce cosa è un libro fantastico di Munari che varrebbe la pena leggervi. Poi ci vuole intuizione e sensibilità. Bisogna sempre sapere cogliere i segnali deboli. E questo racconto che segnali deboli ci fanno, lo decodifichiamo con la nostra sensibilità, per questo le femminucce sono più brave dei maschietti in questi lavori. Allora, facciamo questo racconto che è stato fatto a Princeton da un certo Weisberg, che dice: io vi parlo della scena del crimine, è un giallo. Voi dovete scoprire com'è morta la vittima di questa vicenda. Metodo, limite, fatemi delle domande, io rispondo solo con un sì e con un no. Allora, la scena è un salotto, a terra un cadavere senza segni di ferite e cocci di vetro sul pavimento. Sappiamo già chi è stato Ugo. Ma la domanda è come è successa la cosa. Altro indizio, coccio di vetro e acqua. Ditemi come sono andati i fatti. Allora qui la gente inizia, i ragazzi iniziano a fare le domande, era notte, no, era giorno, sì, e via via tante domande dove risponde sì e no. Un certo momento cosa succede? Che si trovano delle incongruenze. E faccio un esempio di un'incongruenza. È giovane la vittima? No. Ha più di 70 anni? No. Ha più di 30 anni? No. Ha più di 10 anni? No.
non è giovane, è vecchio, ed è a meno di 10 anni, cortocircuito, succede qualcosa. Ecco, questo segnale debole tra tante domande fa venire un dubbio. Quindi vuol dire che questo dubbio, che cosa può essere? Può essere che la vittima non è un essere umano, perché è un animale che ha 2 o 3 anni e è già vecchio. Allora a questo punto poi tutto diventa più chiaro nella comprensione e si capisce che come sono andati i fatti. Stiamo parlando di un pesce in una gabbia e il killer è Ugo, il gatto, ecco, che ha rotto. No. Quindi imparate a maneggiare e a captare i segnali deboli. Il vantaggio dell'intuizione così formidabile nel pensiero che voi dovete affrontare. Ho citato prima il libro di Munari dal titolo Da cosa nasce cosa. Ecco, il mondo dell'invenzione è molto legato a questo da cosa nasce cosa. Quando dico invenzione intendo l'idea, non la produzione industriale dell'invenzione raggiunta da quell'idea. Adesso quindi è il caso che io vi faccio un altro esempio. La penicillina. Ecco, l'invenzione della penicillina. Sapete che quando fu scoperta, il male del secolo, come oggi è il tumore, erano le infezioni. Si moriva più di infezioni che di tutto il resto. Si moriva di parto per infezione. Andiamo a vedere come i protagonisti, facciamo entrare gli attori. Una è la semplice muffa e l'altro è questo signore importante, Fleming, che se ne stava a lavorare all'ospedale St. Mary di Londra. Quando lavorava con delle provette, queste provette aveva i suoi cattivi stafilococchi e cercava delle cure per combatterli, ma ahimè ne uccideva le sue cure, uccideva pochi stafilococchi. Poi un giorno va a pranzo, lascia aperta la finestra, è primavera, quando torna prende le provette in mano e trova che non ci sono più i suoi stafilococchi, tutti morti. Ma non solo morti, tutti 100% morti, cosa che non era mai successo in nessun esperimento. Capisce? Insomma, deve capire che è successo qualcosa di drammatico. Un altro aveva detto, cosa è successo? Ma che strano. E buttava via tutto e cominciava da capo. Invece qui capisce che proprio perché erano morti tutti, qualcosa di strano doveva essere successo. E capisce che dalla finestra aperta poteva essere entrata qualcosa di letale per lo stafilococco. Questa è stata un'associazione, un pensiero molto raffinato e molto sottile, che non viene, è un'associazione difficilissima da trovare. Per questo non è un uomo fortunato, è un uomo intelligente, capace, creativo. Allora succede che il farmaco più importante del nostro secolo nasce così, spinta dal genio da questa intuizione di Fleming, ma anche dal caso della muffetta che entra e va a fottersi gli stafilococchi. Ecco questa grande capacità di attenzione, però anche una difficoltà. Voi sareste capaci di riconoscere in modo così veloce e intuitivo quando passa questa un'invenzione importante davanti a voi? Faccio sempre la metafora, potrebbe essere la madre dei vostri figli, la donna della vostra vita, l'uomo della vostra vita, e via dicendo, ma dovete avere questo intuito formidabile, questa intuizione in quel momento. Adesso che cosa ci serve per la penicillina? Bisogna mettere sul mercato. Incontra la sua provetta con la muffetta.
E bisogna prendere dei quattrini per fare degli studi. Guardate che la difficoltà è andare in giro dicendo: ho scoperto il metodo, tutta colpa di questa malattia del secolo, tutta la colpa è il fatto che noi non ci rendiamo conto che con una banalissima muffa guariamo la situazione. È come dire: mangiatevi un'acciuga e guarite dal cancro. Prendete un bel bicchiere di acqua bicarbonato e guarite dal cancro allo stomaco. All'inizio non venne preso sul serio, ma come vi dicevo c'è una complessità di cose per arrivare dalla muffetta che viene dal balcone, dalla finestra, alla produzione industriale di penicillina. Siccome la realtà è sempre più complessa di come si possa immaginare, torniamo indietro nella vita di Fleming quando era ragazzo che camminando in giro vede un bambino che casca in una roccia, si butta, lo salva. Questo bambino era Churchill. Quindi lui può andare dal primo ministro e dire: qui ha un debito di riconoscenza, ha bisogno di soldi per questa invenzione. Che gli altri gli direbbero: ma tira fuori la muffa, dai, non stare lì, non ci crediamo. E Churchill gli dà i quattrini. Lui poi fa un'altra cosa grandiosa: siccome lui è un medico, ha bisogno di un chimico e di un farmacista, quindi prende delle professionalità simili alla sua, ma non uguali alla sua, per studiare il problema dal punto di vista della produzione industriale. E prende due medici che lavorano nell'industria, non negli ospedali. Prende un certo Florey e un certo Chain. Ecco, io dico un certo Florey e un certo Chain perché il premio Nobel lo prenderanno tutti e tre. Ma voi quello che avete in mente, che ricordate, è solo Fleming, perché è lui che ha avuto l'idea. Gli altri sono stati uomini d'ordine. Va bene, abbiamo usato questi racconti un po' come antipasto, adesso vi scarico 10 metodi per generare idee creative. Uscire dalla gabbia della propria cultura, rimettere sempre tutto in discussione. Quello che vi dicevo prima, non basta una vita per dimenticare tutto quello che si è imparato. Processo che dovete fare anche voi. Prima imparate le cose, poi molta agilità nel metterle da parte, metterle in soffitta e far entrare nuove cose, tenendo molta aria sempre, come la vostra cameretta, tenerla pulita, perché potete mettere più cose dentro. Io ho conosciuto manager limitati dal fatto che avevano imparato forse a fatica delle cose e non volevano sganciarsi da queste cose imparate, bloccando qualsiasi passo in avanti. Secondo punto, come abbiamo visto negli esempi, rimandare le verifiche, inutile farle ad ogni nodo del ragionamento. Abbiamo visto prima, negli esempi, ho voluto, prima di arrivare a questo decalogo, farvi un po' di esempi per capire com'è fluida il pensiero creativo. 3. Trovare nuovi linguaggi, nuovi codici per raccontare la complessità. 4. Quando siete soli non avete possibilità di dialogo con altri per dare più leve al vostro pensiero. Provate voi a fantasticare, a uscire dalla realtà, magari troverete fuori dalla realtà degli spunti. La difficoltà si sposta sul riportare nella realtà la cosa che prima abitava fuori dalla realtà. Magari siete più fortunati, magari quel passaggio è più facile dell'invenzione stessa, quindi potrebbe funzionare. Inseguire la metafora, ve ne ho parlato come metodo fondamentale. Imparare a semplificare. Imparare a modificare strutture esistenti, variando, eliminando, sostituendo una con l'altra, combinando assieme, persino combinare a caso gli elementi. Nono, riformulare il problema in modo nuovo. Ecco, è già difficile formulare un problema, bisogna sapere anche, riformulando, cambiando l'angolo di visuale. Ultimo punto, importantissimo punto, è liberare l'emozionalità, perché l'emozionalità, come vedrete, vi aiuta a fare questi passaggi. Allora, superare la propria cultura, importantissimo. Il pensiero aristotelico ci ha fregato, perché
grande, grandissimo. È andato avanti a essere troppo importante per la mente degli uomini, così importante che quando l'umanità è riuscita a evolversi, veniva bloccato, succedeva nel Medioevo, la grandezza di Aristotele. Per esempio, in questo modo vediamo anche che Tolomeo blocca il povero Copernico e questa centralità della Terra, già scritta sulla Bibbia, quindi non si poteva modificare. Quello che è scritto sulla Bibbia è scritto a lettere di fuoco, quindi non si può prendere in considerazione un'alternativa diversa. E questo capite che blocca. Pensate agli studi di Leonardo sull'ala battente, questa cosa impedisce l'invenzione dell'aeroplano per secoli e secoli. Sappiamo che nel 1400 in Cina c'erano i deltaplani, avevano già inventato i deltaplani, anzi c'è una leggenda di un principe che viene imprigionato a stare tutta la vita sulla torre dicendo che può essere libero il giorno che uscirà, si butterà giù da questa torre e sarà considerato un uomo libero. Lui studia, studia, studia e inventa, come l'ingegner Gallo ha inventato il deltaplano, inventa il primo deltaplano dei racconti. Con questo deltaplano scende a terra, ma l'imperatore è malvagio e lo ammazza lo stesso. Quindi noi conosciamo questa storia dalla letteratura, perché c'è questo finale, questo inganno, eppure il deltaplano è stato inventato dai cinesi nel 1400, quindi poteva essere inventato prima se non ci fosse stato il bisogno di fare la similitudine, la metafora dell'ala battente. Definizione di genio di Berenson dice la capacità di reazione produttiva contro le proprie abitudini, questo reagire in modo produttivo contro le proprie abitudini. C'è un fatto che mi ha sempre incuriosito molto, un fatto di cronaca, che mi sono sempre detto, ma è possibile che nel Medioevo fossero così imbecilli? Nel 1300 alcuni saggi vengono interrogati alla Sormona di Parigi in inverno, in merito a questo dilemma esistenziale. L'olio ghiaccia come l'acqua. Questi signori si misero a studiare. A nessuno venne in mente di prendere una polla d'olio e di metterla davanzale alla finestra. Questa è una cosa terrorizzante rispetto alla logica. Non era ancora nato, non era ancora nato, si era Francis Bacon, e quindi non era ancora nato Galilei. Ecco che tutta la nostra cultura sperimentale, deduttiva, non c'era ancora. E questi stavano a leggere, a rileggere bene Aristotele e poi dissero, ci spiace, ma non sappiamo darvi una risposta, perché Aristotele di questo tema non ne ha mai parlato. Quindi adesso, chapeau al nostro passaggio epocale di Bacon. Facciamo una cosa, un esempio più terra-terra. Scioglilingua, provate a dire tirlo, tirlo, provate a dire torlo, torlo, provate a dire turlo, turlo. Ragazzi, come si chiama il bianco dell'uovo? Chi dice torlo non ha capito un cazzo, è albume. Ma io cosa ho fatto? Vi ho condizionato, ho creato questa cultura del tirlo, torlo, tarlo, così voi eravate attenti a pronunciare bene, tuorlo, quando sapete perfettamente che il bianco dell'uomo lo chiamate albume, lo chiamate sempre albume. E evitate, come vi ho detto, ad ogni nodo del ragionamento una verifica. Io mi immagino sempre quella storia del product manager, ho fatto il product manager, ho fatto il ragazzo, ho fatto le mie riunioni su queste cose, andavo dal mio capo, gli esponevo le idee di nuovi prodotti che mi venivano in mente. Pensate al product manager della sigaretta, che va dal suo capo e dice, siamo nel Medioevo, e va dal suo capo e gli dice, anzi non ho detto Medioevo, ma tabacco arrivato dopo, e ci ho provato con il tabacco, la pianta che prima non c'era, adesso c'è, è fantastica, possiamo fare, ah, si mangia, no, 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 non si mangia, si fuma,
come si fuma? Si fuma, si fuma. Ma com'è fumare? È buono. Oh, sottomette, no, vomiti, la prima volta vomiti, è disgustoso. Ma allora fa bene. Assolutamente no, fa venire il cancro, guarda, sono le prove qua. Cazzo, grande idea, lanciamolo sul mercato. Ecco, capite, questa scena è una scena improbabile, impossibile, però le cose possono essere andate così, nel senso che se si fosse fatto le verifiche che io, da responsabile dei nuovi prodotti, facevo da ragazzo in Unilever, sarei stato scoraggiato subito da, questo, da un prodotto come la sigaretta. E vi faccio un altro ragionamento. Il nostro buon Marconi, quando provò ad accendere le luci di Sidere con un brillante esperimento, dando l'impulso, clac, dalla sua nave, l'Elettra, al largo di Civitavecchia, fu preso a scherno dalla comunità dei fisici, dei professori accademici, lui non era accademico, e gli diceva una cosa giusta, giustissima. Gli dicevo, la Terra è rotonda. Parti da Civitavecchia con che cazzo? Le onde erziane. E come funzionano le onde erziane? Linearmente, sono linee rette. Come cacchio fa no, ad arrivare dall'altra parte della Terra, Marconi? Tutt'al più potresti spegnere qualche cazzo di lampadina su Marte, ma non possono fare in giro. Beh, cosa succede nella realtà? Che ci sono le fasce di metallo e queste onde rimbalzano. Dio che culo che ha avuto Marconi, cazzo, perché le fasce di Van Allen non erano state inventate quando c'era Marconi. E non erano state scoperte, ha detto una parola sbagliata, non erano state scoperte quando Marconi fece i suoi esperimenti. Quindi lui partì senza sperimentazione, ebbe ragione casualmente, ma imparate a trovare nuovi linguaggi per esprimere meglio il vostro ragionamento. Fin dei conti i linguaggi sono un contenitore di un ragionamento. Ecco, ce ne sono sempre di più appropriati. Anzi, questi nuovi linguaggi vi fanno capire come la parola, il racconto con le parole in sequenza sia spesso il meno indicato. Per procedere in modo importante e per superare le difficoltà nel comprendere le cose. Come esempio vi porto Lavoisier, che ha dato un linguaggio alla chimica, mentre prima la chimica era solo osservazioni rivolte senza un pensiero scientifico a trasformare le materie, era alchimia. Ecco che l'alchimia viene superata dalla chimica con un linguaggio preciso, che è quello che tutti conosciamo. Trovate il linguaggio più adatto quindi a sintetizzare i vostri problemi. Corollario. Voi avrete spesso in tasca un notes, che è importante per raccogliere le idee che vi vengono. Può essere utile anche un telefonino o uno smartphone dell'ultima generazione, sicuramente, perché su questo notes voi dovete non solo scrivervi con le parole le cose che vi sono venute in mente, ma il mio consiglio è di rappresentarle graficamente con dei segni, utilizzando anche i codici colori. Ecco che questo vi aiuta a sintetizzare meglio delle parole. Vi ricordo uno strumento formidabile del vostro usare normalmente il pensiero strutturato
È la mappa mentale. Già conoscete gli assi cartesiani, già conoscete le tabelle a doppia entrata per sintetizzare, ma quello che può essere la mappa mentale, prendere dei concetti, segnarli in ordine sparso, unirli con dei link, proprio con dei tratti, e questo vi aiuta a pensare, vi aiuta a raccogliere una situazione. Qualcuno di voi avrà notato nei gialli televisivi come i poliziotti si siano organizzati a costruire una parete del loro ufficio con gli indizi, con le foto dei personaggi, serve anche lo spettatore per capire meglio la trama. E in questo modo dovete anche ragionare qualsiasi il vostro problema aziendale, qualsiasi vostro problema che vi sia dato. La mia esperienza, un po' da pubblicitario, un po' da esteta, un po' casuale, ma credo sia vera, è che più è esteticamente gradevole quello che voi rappresentate, come vedete questa mappa rispetto a quelle precedenti, buttate lì veramente da un mio brogliaccio. Questa invece fatta con cura e con amore aiuta di più a pensare e a far comprendere i legami tra le cose. A questo punto non può mancare che la solita frase di Einstein, cosa ti dice? Le parole o in genere il linguaggio, così come viene scritto e parlato, non sembrano avere alcun luogo nel mio processo di pensiero. Mi pare che le entità fisiche che costituiscono il mio pensiero non siano dei segni o delle immagini più o meno chiare che io posso rievocare o aggregare a comando. Pensate che le varie arti hanno il loro linguaggio. Noi abbiamo parlato di poetica e abbiamo proprio raccontato il linguaggio della poetica, ma anche sulla comicità abbiamo un linguaggio tipico della comicità. Nella poetica avremo, nella poetica tradizionale, non quella che noi abbiamo indicato per i nostri scopi, abbiamo delle figure retoriche ben precise. Ripetizioni, ossimori, assonanze, metafore e via dicendo. La musica ha un suo linguaggio tecnico, che è spesso simile al linguaggio matematico. Grandi cambiamenti in queste tecniche spesso coincidono con i grandi cambiamenti del linguaggio. Uno degli aspetti più interessanti è la conoscenza della matematica, che è un linguaggio formidabile, che io vi racconto come esempio dei linguaggi, non come metodo per i nostri progetti. Quarto driver per pensare creativo è fantasticare. Questo è un po' un'esasperazione da usarsi quando siete solo, non potete fare un lavoro di brainstorming o un lavoro collettivo, scambiandovi solo opinioni. Allora, nella vostra solitudine per trovare nuovi stimoli, quando tutto sembra fermarsi, dovete provare a uscire dalla realtà, indagare, fare due passi nell'irreale, nell'immaginario, prendere gli stimoli da questo mondo che c'è nell'immaginario. E poi attenzione, dall'irreale ritornare nel reale. L'esercizio a questo punto si sposta da quello che stavate pensando come soluzione non vi viene, a riportare nel reale le soluzioni del mondo irreale che avete trovato. Vi faccio un esempio per capirci. Una volta ero disperato perché avendo seguito tutti i vari Sapientino come idea, come pubblicità della premiata ditta Clementoni, cercavo di segmentare ancora di più questo mercato che era bambini piccoli e piccolini, piccoli piccolini piccolissimi, poi dai 4 anni ai 5 anni, no, anzi no, poi ancora segmentare ancora di più da 4 anni e mezzo a 5 anni e mezzo, 6 anni, maschi e femmine. E a un certo momento non si sapeva più che cosa trovare.
Allora, disperato, e queste cose, i pensieri si fanno in piedi, vi raccomando, le idee che vengono sedute spaparanzate, spiaggiate su un divano sono pochissime, quelle dietro a una scrivania che è ancora più rigida, ancora meno. Quindi mi aggiravo, e poi vi spiego come, nelle tavole che verranno, perché c'è un altro discorso che parte su da questa linea, mi aggiravo cercando di capire come potesse essere un sapientino completamente irreale. E allora mi viene fuori la sperata più stupida, la stronzata più inimmaginabile, addirittura pensare a un sapientino liquido. Oh cazzo, cosa vuol dire un sapientino liquido? Vuol dire che è liquido, ma come questa cosa che i bambini giocano? Sì, è liquida. È proprio la cosa più stupida, più assurda che mente umana, forse una mente malata, può arrivare a pensare. Mentre sono qui con in mano il mio l'idea, prendo una bottiglia, perché dove posso mettere una cosa liquida? In una bottiglietta, ho la bottiglietta dell'acqua minerale. E cammino nella mia stanza pensando cosa poter fare con questo sapientino liquido. Appoggio la bottiglia per terra e da lì mi viene l'idea, la folgorazione, che è un proiettore che si mette per terra, proietta sul soffitto. Per chi? Per i neonati, per i bambini che hanno da 0 a pochi mesi e che interagisce col ghe ghe del bambino. Anzi, quando ho proposto al signor Clementoni, quando il bambino piange, fa casino, si spegne, e ciao, mi ha detto che era un po' nazista e che questa idea, che poi non è andata avanti per costi eccessivi, ha detto che questa idea non era etica, di far mettere il giocattolo al bambino che piange. Però avete visto come si è poi portato nel mondo del reale un'idea completamente folle e assurda. Quindi voi prendete la tangente e poi fatevi ispirare dalla tangente. E cosa più difficile, l'esercizio comincia, perché è facile farsi ispirare dalle cazzate dell'immaginario totale. Bisogna poi tornare nel mondo stretto del reale possibile. Quinto punto, inseguite la metafora. Vi ho già parlato che c'è proprio una zona del nostro cervello che è il giro cingolato superiore che produce metafore e c'è anche davanti un altro marchingegno che seleziona, quindi avete un database di metafore e un vigilante che tira fuori le fesserie e lascia passare solo quelle giuste. Questa bellissima ponte della metafora vi porta a nuove idee. Adesso ve ne racconto una con questo signore che è Meucci, che è l'inventore del telefono, l'inventore sfortunato perché da povero non ebbe i soldi per pagare anno per anno i diritti di royalties che aveva, che doveva pagare per mantenere la sua invenzione. Ecco che allora il povero Meucci ha perso così questo formidabile brevetto del telefono suo che precede addirittura quello di Bell. Cosa succede? Meucci si trova, è un italiano all'estero, un italiano che deve scappare da un po' di torbidi politici, era amico di Pisacane, si era un po' compromesso, quindi è scappato e è andato in America. Allora Cuba era America. E lì era teatro, era un teatrante, nel senso, non era un operaio dello spettacolo, quindi quello che in gergo tecnico si chiama macchinista, con l'hobby di giocare con l'elettricità. Allora l'elettricità era le prime armi, e lui era convinto di poter guarire con l'elettricità, di poter usare l'elettricità per delle cure. I reumatismi, i dolori, metteva un elettrodo qua, dava la corrente dall'altra parte, e queste piccole scariche elettriche poi facevano bene, cosa che si funziona veramente per certi dolori delle ossa, quindi non era una sciocchezza. Il problema gli capita drammatico quando uno comincia ad avere mal di gola, dice Antonio, mal di gola, cosa mi puoi curare? Lui è dedicato a mettere un elettrodo in bocca perché la corrente capisce che potrebbe essere pericolosa, deve misurare con molta attenzione. Allora, come fa a misurare con molta attenzione? Prende un elettrodo, lo mette in bocca al malato, l'altro elettrodo lo mette nella sua bocca e dà manetta, dà energia. Questo
piano piano nell'altra stanza, perché così lui sente dalla sua bocca quanta energia sta dando. E mentre fa questa operazione, nell'altra stanza sente una voce nella sua bocca che dice: Antonio, Antonio, non farmi male, non farmi male. Cos'era successo? Che quel poco di energia elettrica che lui aveva passato serviva da amplificatore. E quindi la bocca del poveretto, se in metafora, era un microfono. L'energia elettrica aveva capito che era un amplificatore, passava da una stanza all'altra e portava queste onde che arrivavano nella sua bocca, che facevano da cassa acustica con le sue gote, e lui sentiva: Antonio, stai attento, non farmi male. E così, da questa percezione, non fa passare il mal di gola al poveretto, ma inventa il telefono. E questa è proprio una classica scoperta che viene fatta con una metafora. La metafora è uno strumento formidabile. Io vi potrei fare anche l'elenco di quanti animali conosciamo e quante invenzioni da questi animali noi abbiamo preso come stimolo. Ecco, vedete che, pensate anche al radar, l'invenzione del radar che prende copia dal pipistrello. Allora, un'altra importantissima regola è semplificare, ma semplificare, signori, è molto difficile. Bisogna avere un istinto alla sintesi. Pensate che Cicerone manda una lettera alla sorella. Lo dirà anche Circe, dirà la stessa cosa anche lui, ma il primo che l'ha detto è stato Cicerone. Cicerone manda una lettera alla sorella che inizia con queste parole: scusami la lunghezza di questa lettera, ma non ho avuto tempo per fartene una più breve. E questo quindi dice tutto sullo sforzo che noi dobbiamo applicare alla sintesi delle cose. De Bono, che ha scritto molto e di più su tutte queste cose, ci dà 10 punti. Attribuite alla semplicità valore elevato, perseguitela con determinazione, conoscete a fondo di cosa state parlando e cosa state trattando, perché solo la conoscenza approfondita vi permette poi di tagliare dei rami inutili. Progettate più alternative e scegliete sempre e unicamente la più semplice. Ogni passaggio che voi fate chiedete: ma perché lo stiamo facendo? Ma c'è proprio bisogno di farlo? Esistono forse altri metodi per farlo? E poi sempre mettete in discussione ed eliminate con cattiveria il superfluo. Siate pronti sempre a ricominciare da capo. Concentratevi sui concetti principali. Lasciate sempre perdere i dettagli, questo come lezione di vita, in generale, comunque, sempre e ostinatamente. Se necessario, suddividete le cose in unità più piccole e poi cominciate a smontare alla grande le unità diverse che avete, perché solo separandole è più semplice in certi casi smontare. Sacrificate altri valori a favore del valore supremo della semplicità. Guardate sempre le cose dall'alto e non perdete di vista l'obiettivo. Johann Sebastian Bach, il poveretto, che mestiere faceva? Faceva il jukebox. Faceva il jukebox dell'aristocrazia tedesca. Commettenti, tremendi, arroganti, pretenziosi, padroni insaziabili, lo facevano lavorare 24 ore su 24 per avere ogni domenica alla messa musica diversa. E come poteva questo povero cristiano Giovanni Sebastiano ogni domenica fare una musica differente, trovare una soluzione differente? Così il nostro povero Giovanni Sebastiano inventa un sistema che chiamerà canone, si chiameranno canoni, praticamente una specie di, ve lo racconto semplificando,
un musicista inorridirebbe, ma non è altro che una scatola nera dove entra la musica di uno e esce la musica di un altro. Il canone è un'altra cosa, il canone è un sistema di modificare delle armonie. Ma lui inventa nei suoi canoni questo sistema di prendere a prestito della musica di altri, lo infila nella scatola nera, tic 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 tic, pac, pac, ed esce la sua musica. Se andiamo a vedere con la perfida della statistica, vediamo che i 2/3 della sua musica è riciclata da motivi di altri. Questo riciclare non gli toglie niente, perché alla fine è di grandissima qualità. La sua musica, e non è assolutamente un plagio, ma risente. Per esempio, amava molto Vivaldi, e sapete che in un incendio a Venezia abbastanza recente si è perso tantissimo materiale di Vivaldi, e se non fosse per lui si sarebbe perso definitivamente queste sonate di Vivaldi. A parte che il destino vuole che buona parte della sua musica si sia perso, e si sia perso in modo insolente. Non c'entra niente col racconto sulla creatività, ma è come le opere dei geni, e a volte finiscono nel nulla e nello sfregio più totale. Oltre al martirio di San Sebastiano, c'erano altre sonate importanti che sono finite come carta per ricoprire cibo, panini al dettaglio. Sono state trovate copie in condizioni di schifo e di grasso e in condizioni veramente orrende. Ecco, detto questo, che non c'entrava nulla con la creatività, diciamo che tutta la musica classica ha attinto dalla musica popolare. E questa elaborazione ha trasformato canzonette in opere importanti. Per esempio, Tchaikovsky prende una canzonetta, Babbo non vuole, Mamma nemmeno, Come faremo a fare l'amore, canzone popolare di 100 passanni fa, e la trasforma nel Capriccio italiano. Dell'adagio del terzo tempo del Titano, che è una marcia funebre, prende un motivo popolare francese per bambini, Frère Jacques, San Martino Campanaro in italiano. Anche nella pittura possiamo dire le stesse cose. Il Greco, nella sua Trinità, si ispira alla Pietà Rondanini, alla posizione della Pietà Rondanini, e addirittura noi troviamo la visione del martirio di Sant'Andrea, con la croce a X, in Rubens e in Murillo. Vedete? Ecco, questi due quadri addirittura si trovano nello stesso museo. Dico questo per dire che non è una copia l'uno dell'altro, è aver attinto a qualcosa, essersi ispirato, sapersi ispirare. Ragazzi, in giapponese creare e copiare si scrivono in modo diverso, ma si pronunciano nello stesso modo. Poi c'è il sistema di combinare a caso gli elementi. Qui vi racconto la storia di un poveretto, di un certo Goodyear. Voi Goodyear lo conoscete perché i pneumatici delle molte automobili sono Goodyear, Goodyear è un impero, una fortuna, ma questo signore ha dato soltanto il suo nome, anzi gli è stato portato via anche il nome, non ha guadagnato niente. Lui era soltanto un pasticcione più che un genio.
e amava mescolare le cose, fare pasticci. La moglie si seccava perché gli sporcava sempre la cucina, un poveretto, non aveva un laboratorio, pasticciava in cucina. Siamo in un momento in cui i motori sono un prodigio, ma non può inventarsi l'automobile ancora perché le ruote non hanno i pneumatici. E la vulcanizzazione della gomma, con la sua invenzione, è lì che voglio arrivare alla vulcanizzazione della gomma. La vulcanizzazione della gomma non era ancora stata inventata. La gomma c'era, era stata scoperta, ma si screpolava, si rompeva. Lui pasticcia con la gomma, un bel gioco. E lo zolfo, che è un altro gioco un po' più diabolico. Cazzo, arriva la moglie, non sa cosa fare, e allora prende tutto, lo nasconde e lo mette nel forno. Non sto scherzando, sto raccontando un fatto vero di storia. Lo mette nel forno, la moglie accende il forno, oh, sente una puzza tremenda, si incazza, si impipperisce, forse lo prende a botte, ma la gomma che tirano fuori è morbida, è pastosa, si allunga, rimane elastica e rimane così a lungo. E questa è un'invenzione formidabile. Il poveretto non ha portato a casa una lira su questo, un euro su questo. Però è la vulcanizzazione della gomma, nasce dall'idea del signor Goodyear ed è formidabile. Esercizio penultimo, riformulare in modo nuovo il problema. Questo è molto difficile perché se avete formato il problema in un modo, cambiare. Lì ci vuole il genio, però a volte riapre la porta, ha una visione. Le famose vision di cui vi ho tanto parlato nel mondo del marketing e della commissione pubblicitaria sono un po' queste. Prendiamo il più grande matematico di 2 secoli fa, Gauss, quello della gaussiana. Sapete che poi ognuno di noi continua a essere il bambino che era, quindi questa storia, forse capiamo anche che Gauss in fondo aveva in mente questo modo di vedere le cose che ci riporteranno qualche anno dopo la gaussiana, alla curva a campana. Allora la maestra gli dà un compitino, la maestra un po' del cavolo, dei compitini del cavolo, questi ragazzini che facevano rumori, e quindi pensa di sedarli un po' facendogli fare calcoli. E gli dice: ragazzi, quanto è la somma dei numeri che vanno da 1 a 100? Quindi 1, 2, 3, fate la somma di tutti questi miei numeri. Allora i ragazzini cominciano a fare 1 più 2, 3, 3 più 3, 6, 6 più 4, 10, 10 più 5, 15, e vanno avanti così. Il nostro Gauss fa i cazzi suoi, si mangia la merendina, si guarda in giro e poi ha la sua vision e dice che la somma di questi numeri che qui vedete non è altro che tante coppie di numeri con lo stesso totale, che è sempre n100 più 1. Quindi 1 è 100 che finisce 1 da una parte e 100 dall'altra, quindi la somma è 101, l'altro è 2 e dall'altra parte c'è 99, quindi la somma è sempre 101, l'altro è 3 e 98, quindi la somma è 101. Quindi crea una formula e dice che è una ripetizione di coppie di numeri simmetrici della stessa somma n più 1 ripetuta per la metà delle volte, perché questo è già fatto a campana. Ecco che questo è un modo fantastico per rivedere il problema. Qui siamo 6 anni prima della Rivoluzione francese. I fratelli Montgolfier giocano, la parola è giusta, non è che stanno lavorando, è la futura industria aerospaziale, no, i fratelli giocano, prendono della carta, ne fanno un pallone, incendiano sotto e questo pipipipi sale perché questa struttura è più leggera dell'aria. Il buon Luigi XVI, che forse aveva altre cose a cui pensare, vede questa cosa con stupore. E vuole capirne di più, questo è stato bravo, chiama il chimico di corte tale Charles e Jacques Charles e gli dice: tu che fai il chimico, cerca di capire che cosa hanno fatto questi ragazzi e perché questo aggeggio vola. Il povero Charles è arrabbiato nero, dice: ma io con tutte le cose che ho da fare, i miei studi interessanti, devo perdere tempo per questi quattro coglioni che giocano. E dice: io non ho la minima idea, e comincia a far andare il suo cervello. Dice: una cosa più leggera dell'altra, dell'aria, una cosa più leggera nell'aria, infilata in un involucro, cosa c'è più leggera dell'aria? Ah, sì, certo, c'è l'idrogeno.
Allora comincia a mettere in gabbiale l'idrogeno e vede che vola. Quindi il vero pallone aerospaziale è riempito di idrogeno, che forma il dirigibile, che è quello che poi fa il salto di qualità rispetto all'aria calda buttata sotto, che è una cosa in quegli anni ancora più difficile del volo. Solito Einstein che dice: ciò che spesso mi rende differente è la capacità di farmi domande che di solito si fanno i bambini. Oppure chiediamo Eraclito che dice: se non si ricerca l'immaginabile, non si trova la verità. Va bene, ragazzi, grazie dell'attenzione, ma prima di lasciarvi, c'è una cosa a cui io credo, non ho una base scientifica. Così un po' a braccia dico, io adesso vi do un metodo per spostare l'energia cognitiva nel lato destro del cervello, che è quello più portato alla creatività, ma anche questo è relativo. Non so, non sono sicuro della base scientifica di quello che sto dicendo, quindi ve lo dico un po' tra le righe. Però nel mio caso funziona. Vi avevo detto che vi avrei parlato di una cosa ancora, dell'attore. Quando dovete inventare qualcosa e avete bisogno della vostra energia creativa, di quello che normalmente è nel lato destro del cervello, io credo di avere un sistema per pomparmi sangue in questo lato destro del cervello. In che modo? Mi emoziono, cerco di emozionare, cerco di fare l'attore, di essere protagonista. Mi metto in piedi sulla scena, mi muovo sulla scena, racconto questi fatti come fa un attore sulla scena e faccio finta di avere una parte in questa scena e racconto gli accadimenti, squallidi accadimenti aziendali, come fosse un giallo, cercando come faccio adesso di emozionarmi. Certo, dovete farlo nella vostra cameretta, chiusi dentro, sennò chiamano l'ambulanza e vi portano via. Ma in questo processo vedete che vi emozionate. E quando siete più emozionati, il lato destro, come vedete qui, del vostro cervello, secondo me, vi dà delle risposte migliori. Sentite la musica, vedete, avere tutti gli strumenti per emozionare, perché l'adrenalina vi porta in questo percorso. E di compagnia. Ecco che questo è un training d'attore che nei miei casi spessissimo mi ha aiutato a risolvere problemi. Quindi liberate l'emozionalità. Ricordate voi maschietti che le vostre compagne, le vostre amorose, le vostre amichette hanno più sensibilità, sono nate con maggior sensibilità di voi. Quindi dovete adeguarvi, dovete correre indietro a colmare la distanza. E voi maschietti, per farlo, dovete seguirle in cucina, farvi coinvolgere dalle loro cose, piangere se c'è bisogno di piangere. Non pensate che un macio non piange, non c'entra niente. Piangete perché vuol dire che l'emozione vi parla con voi, fa un tratto di strada con voi che è formidabile. Andate a ballare, a sentite musica, o fate una cosa difficilissima, questo io ve la dico lì, ma non sempre imparate ad ascoltare. Cazzo, una cosa difficilissima, ascoltare, già imparare questo è formidabile. Io non so, il corso genitori, che deve essere una delle cose più complesse della vita, primo passaggio è saper ascoltare, per esempio. Viaggiate, vi dà grandi stimoli. Prendete con voi un animale, cercate di imparare il suo linguaggio e a parlare con lui. Col cane è abbastanza facile, dopo un po' ci riuscite, col gatto bisogna fare molta attenzione, col gatto è più difficile. Quando riuscirete a farlo col pesce, con i pesci rossi dalla gabbia, sarete formidabili. Scherzi a parte, fate corso di teatro. Io ho fatto corso di teatro nella mia vita per fare bene il mio mestiere di pubblicitario. All'inizio non avevo nessun interesse particolare per il teatro, mi piaceva il cinema, ma il teatro non mi diceva niente di più. Poi mi è piaciuto dopo, ma fare corsi di teatro è formidabile per il nostro mestiere, per dare sensibilità. E
E in alternativa c'è anche un corso di cucina, un corso di sommelier di queste cose. Vi do adesso alcuni strumenti accessori, poi chiudiamo questa parte. Non buttate via le idee che vi vengono, le idee quando vengono, o se voi avete altro da fare, se le perdete. C'è questa bella frase che ho rintracciato, ed sono come ombre, sembrano salde, finché non cerchiamo di afferrarle. Ecco che dobbiamo recuperarle con questo, con un marchingegno complesso, e allora dobbiamo sempre avere un pezzo di carta, un taccuino o lo smartphone a disposizione. Perché dico taccuino? Perché dobbiamo disegnare poi le cose. Sì, si può fare anche con lo smartphone, ma forse se non vi viene spontaneo, dovete far andare energie cognitive per far andare lo smartphone, non avete le energie per le idee. Io sono uno che vive attaccato allo smartphone e fa tutto con computer e smartphone, per le idee prendo un pezzo di carta e matita. Va bene, respiro un attimo e poi riprendo parlando del brainstorming. Iniziamo ora a parlare di brainstorming. Vi ricordo che nel capitolo Naming, come dare nomi ai prodotti commerciali, alle marche, e noi abbiamo affrontato in modo sistematico questo problema, questo metodo. E qui invece lo vediamo velocemente, tanto per darvi delle categorie di processi per stimolare idee. Metodo del brainstorming è un metodo che nasce negli anni 50, che serve a produrre una grande quantità di idee. Quantità, poi le selezioneremo. Una su 100 ce la farà, una su 1000 di queste idee poi riuscirà a trovare un impiego reale. Ma l'obiettivo è la grande quantità di idee, anche dissennate, perché quelle dissennate, come abbiamo visto nei nostri ragionamenti precedenti, ci riportano come pietra d'aguado su altre idee possibili che sono più assennate. Quindi, prima cosa da dire, primato della quantità sulla qualità. In questa logica, ricordiamoci che raramente le prime idee sono quelle migliori, quelle vincenti. Da una statistica viene fuori che nei primi 10 minuti rispetto ai secondi 20 minuti, dalla mezz'ora di brainstorming, diciamo, nel primo 10 minuti c'è il 10% delle idee, nei secondi rimanenti, quindi nei secondi due terzi del brainstorming, c'è il 90% delle idee che poi diventano concrete. Come nelle miniere d'oro, per estrarre un'oncia di prezioso metallo ci vogliono due camion, 40 tonnellate di materiale vile di estrazione, di idee che non vanno poi a buon fine. Tema fondamentale, guai, guai, e dico guai se no li scacciamo a calci nel sedere dalla sala dove c'è il brainstorming, senza tolleranza, guai a bloccare il flusso delle idee. Perché tutto è un sistema che porta un flusso di idee, da idee nasce un'altra idea, noi giochiamo su questa associazione a catena di idee. Se un coglione si alza la manina per dire no, non va bene, non è realizzabile questa cosa, certo che non è realizzabile, ma non è quello che ci interessa. Il coglione sta bloccando il flusso di idee, che è quello che ci interessa. Arrivare alla pagina successiva, al libro successivo, alla teorica successiva, è quello che a noi interessa. E prendiamo questa via, questa strada. Alzare la manina per dire no, questa idea non funziona, non si può fare, è deleteria. E quindi la regola che tutti sanno prima di iniziare è che chi dice no, oui, wah, wah, ho qualche dubbio, fuori, si fa prima scacciarne uno e prenderne un altro che far rinsavire un imbecille. Obiettivi specifici, precisi, perché altrimenti si va per rane, se no si fanno delle cose troppo teoriche che non portano da nessuna parte. Dobbiamo avere poi un conduttore,
Che sappia, nel momento in cui queste idee cominciano a fluttuare senza trovare i vari sbocchi, sappia individuare le associazioni. Associazione è una parola più interessante, più importante. Le associazioni di idee che ci portano oltre e ci fanno correre, e ci rimettono in moto. Abbiamo alcune esperienze tecniche da fare, dobbiamo rimuovere la timidezza delle persone data dall'ansia, dalla paura di essere sotto giudizio. E quindi evitate qualsiasi critica precoce, uccidete, sparate a queste persone, che sono dei sabotatori del brainstorming, senza pietà. Quanto deve durare? 30 minuti? Diciamo 45 perché i primi sono un po' di riscaldamento, si deve scaldare la macchina per... Allora, preparare l'ispirazione, riscaldando la macchina, cosa si fa? Ci si saluta, sono gruppi di 7-8 persone, abbiamo detto, poi diremo come sceglierle. Adesso le abbiamo messe in una stanza, in questa stanza abbiamo dei grandi pannelli alle pareti con tanta carta, dove noi possiamo scrivere più di una lavagna, quindi avere la lavagna sì, ma tanta area a disposizione da poter scrivere, tanti pannelli di carta e tanti pennarelli. E cominciamo a far scaldare le persone. Cominciamo a chiedere, secondo voi, avete delle idee come migliorare i mezzi pubblici di Milano? Ecco, partendo da lì, da questa, li fate scaldare, perché così scaldati hanno meno paura poi a dire la loro, cominciano a prendere familiarità con l'ambiente. E qui inizia il vero brainstorming. Ricordiamoci che è un esercizio di quantità, dobbiamo alla fine, se troviamo nomi, avere 200 nomi alle pareti, se stiamo trattando dei posizionamenti, avere una trentina di posizionamenti diversi per poi scegliere quello che ci interessa di più e via. E se cerchiamo un trattamento creativo, ne dobbiamo avere 18, 36 per poter poi scegliere. Quindi diciamo quantità la parola chiave. Si lavora in gruppo perché vi ho sempre detto che la creatività del gruppo è il prodotto della creatività delle persone, non la somma. Ciascuno è autorizzato, anzi deve ampliare le idee del proprio compagno. Ed è importante questo fluido che da cosa nasce cosa, da idea nasce idea, i trampolini di Nolan che abbiamo visto precedentemente. Quindi guai a fermare questa fluidità. Quando le idee si fermano, è il leader che deve indirizzare nuovamente su una nuova strada, cercando di trovare le associazioni o gli stimoli che portano a questo secondo bersaglio, questo quinto bersaglio, questo sedicesimo bersaglio. Le cose vengono annotate, tutto viene annotato e scritto. Se facciamo il caso per esempio di un nome, poi noi tutti questi nomi ne produrremo 200 o verranno selezionati non dallo stesso gruppo che ci ha lavorato, ma da altri gruppi, perché di solito si fa con diversi gruppi questo lavoro, così la selezione viene più sicura. Perché parlo di selezione? Perché non potete andare dal vostro capo con 200 nomi. Ecco, dovete poi voi, questo non è un esercizio di brainstorming, è un esercizio di esperienza, di intuito e di sensibilità, tirarne fuori quei 8-12 che portate al vostro capo, che poi ne porterà 6 al cliente. Non di più, perché se no, il cliente fa confusione, non sa più cosa scegliere, lo mettete in difficoltà. Poi c'è una sindrome perniciosa, per esempio dei naming, del nome, che quando per 2 o 3 riunioni si va a casa col sacco vuoto, si dice non abbiamo trovato niente di buono, non si troverà più niente di buono, perché in questi casi si è costruita una tale cortina di niente, di vieti incrociati, che se non va bene questo non va bene neanche quell'altro, che poi non si trova più niente in assoluto. Bisogna riazzerare tutto, l'ideale è anche riazzerare i gruppi di persone che se ne occupano e ricominciare da capo. Siate psicologicamente sciolti, abbiate coraggio di uscire dalle consuetudini e se siete conduttore cercate di essere dissacranti e irriverenti proprio per scuoterli, per trovare qualcosa che non hanno il coraggio di esprimere, mettendo questi signori che avete a disposizione a proprio agio. Vi ho detto criteri. Criteri è quello di prendere delle
persone in azienda che abbiano il dono dell'eloquio, se no non si va da nessuna parte, persone che conoscono il processo, conoscono di cosa stiamo parlando, anche se non hanno responsabilità oggettive in merito. Prendere persone fuori dall'azienda sono molto utili i giornalisti in questo caso che hanno una conoscenza del settore molto orizzontale, molto allargata. Detto questo, prendiamo un concept da studiare che è quello di Boario, facciamo l'esempio del brainstorming. In quell'occasione il concept Boario nacque da questo brainstorming che vi riporto. Boario è un'acqua minerale. È un'acqua minerale che ha una sua caratteristica, quella di venire da una zona dove l'acqua è filtrata i tecnici dicono 1.000 anni per arrivare dalla cima alla. Ecco, questo discorso di 1.000 anni può essere suggestivo, un'acqua millenaria. Però poi indagando con delle ricerche, quest'acqua che ha 1.000 anni è vecchia da buttare, insomma. E lì magari è un concetto fantastico, però quando poi si fa una ricerca e viene fuori un niet così drastico, bisogna prendere altre strade e ricominciare da capo a pensare ad altre vie. Ecco, in questo caso stiamo cercando di associare caratteristiche, funzioni e meccanismi di un'acqua minerale che ha un'origine importante, ha un processo che abbiamo visto di filtraggio, dove al di là di parlare di quanto tempo impiega lavorare questo filtraggio, ci sono cose interessanti della chimica, cioè sodio, calcio e magnesio, che sono componenti molto importanti. Quanti ce ne sono? Come ce ne sono? Cosa serve l'uno all'altro? Perché capite che il SO2 è una chimica molto, chiamiamola intestinale per capirci, e quindi ha uno spazio molto specifico, molto segmentante. Possiamo dire che fa bene per andare in bagno, ma è una cosa che poi in pubblicità come si fa a raccontare una cosa del genere che sembra un lassativo? Possiamo dire che fa bene poi alla pelle, ma lo targetizziamo per l'elemento femminile. Ecco, io sto facendo quello che è il brainstorming killer, sto bloccando le strade in questo modo, ma non ho ancora iniziato il brainstorming con voi. Sto facendo con voi un processo di spiegazione di come siamo arrivati a questa fase. Quindi interesse per gli aspetti di sali minerali, ma ancora da capire e da scoprire, ognuno con un ruolo diverso di questi sali minerali. L'origine può essere appena imbottigliata, freschezza, appena imbottigliata perché la caratteristica che ne sappiamo di Boario è quella di avere come centro, all'epoca in cui è stato fatto questo lavoro, un bacino d'utenza solo nordico, legato molto alla Lombardia e poco più in là. Quindi questa caratteristica rende più veloce la logistica dell'appena imbottigliato, della freschezza. Qui non sto a dire, ma nel brainstorming non mi fermo a dire, ma quella freschezza può essere una cosa per un'acqua minerale, può essere interessante o non interessante. No, questa è una fase che non interessa il brainstorming. Nel brainstorming si segna l'origine che cosa vuol dire? È la fonte, vi ho raccontato la storia della fonte nell'habitat di Boario, i comuni e tutto il passato storico di questa cosa. E adesso comincia il brainstorming. Da una parte si dice appena imbottigliato, interesse per la fonte, questo habitat geologico, gli antichi comuni che vi ho raccontato, che è una storia da raccontare, e non blocco il discorso dicendo che cazzo ce ne frega dei comuni per l'acqua minerale. No, dico c'è un habitat, c'è un aspetto interessante dell'habitat geologico, c'è questo filtro geologico naturale che l'acqua ci impiega tantissimo tempo per scendere. E cosa mi dà questa cosa? Qual è l'end result? Qual è il risultato di stare così tanto tempo? No, è la purezza.
Oppure la ricchezza, perché ogni passaggio si carica, si carica, si carica di questi preziosi sali, uno più prezioso dell'altro. E quindi se si carica di ricchezza nell'acqua fresca, che cosa ci può essere? Solo il sale minerale. Ecco che questi sali minerali sono dei benefit in un modo esplicito, perché il magnesio fa bene all'intelletto, il calcio fa bene alle ossa e via dicendo. Il giusto apporto equilibrato. Allora, se non entro nel merito di cosa fa il magnesio, cosa fa SO2, cosa fa CA, se non entro in questi pettegolezzi chimici, devo farla semplice e dire il giusto equilibrio. Finalmente l'acqua col giusto equilibrio di sali minerali. Balance. Da qui, approfondendo, viene in mente fisiologia. Cosa fa all'organismo l'acqua minerale? Nutre, e sono nutre attraverso i sali. O nutre attraverso il giusto apporto di sali minerali. Pulisce, è una irrigazione. Questa irrigazione è una metafora che mi parla di campi irrigati d'acqua e quindi splendenti. Quindi la circolazione, metafora della circolazione sanguigna. A cosa succede? Si portano su, si scaricano sali minerali, si portano via invece detriti che ci sono nel nostro organismo. Oppure vado più in là, parlo di digestione. E tutto questo è un equilibrio costante, dal giusto contributo dell'acqua nell'alimentazione, è un equilibrio importante, un equilibrio vitale. Bene, adesso possiamo fare un altro salto o spremere ancora questo brainstorming. Detto questo, qual è l'end result? Il vantaggio di avere questo vantaggio? Se abbiamo questi vantaggi, che altro vantaggio possiamo avere? Qual è il legame delle due cose? Risultati, che cosa possono essere? La longevità, interessante, fatto da una campagna francese. Il reintegro, il recupero dei sali, nel senso che quello che tu nella tua giornata spendi di sali minerali, di principi attivi che hai nel tuo organismo, lo recuperi bevendo. È un reintegro, è chimica, o è una rigenerazione che è botanica? Un ritrovare le cose perdute. È una bella storia, c'è spazio per una storia, per un racconto. Rivitalizzare, rivita, rendere nuova vita, quello che si è perso si ritrova. E sintetizzando, armonia, cura, attenzione. Esagerando, arrivo alla linea, a un benessere generico del fisico. Quindi queste sono aree che sto segnando in bianco, che possono essere interessanti per trovare un concept di campagna. Non sono interessanti di solito in assoluto, che vedete subito la strada, ma lì, fuori da Brestone, ringraziate le persone che hanno partecipato, poi nella vostra scrivania cominciate a meditare con la storia precedente, con quello che è stato fatto e le conseguenze di quello che è stato fatto in passato. Quindi, quello che voi avete capito e imparato. Ecco, questo è l'esempio di come abbiamo utilizzato un brainstorming. Un altro esempio più tecnico nel trovare il nome è nel capitolo del naming, che è una lezione di tre corpi racchiusi in una che trovate, quella con la copertina blu per intenderci. Adesso, dopo aver parlato del fantastico rimedio del pensiero laterale, diciamo, pensiero laterale. Non è tutto. È buono in pubblicità, ma nella scienza vale il 20% delle invenzioni. Allora c'è qualcosa di un po' più complesso quando si fanno delle cose un po' più serie della nostra banalissima pubblicità. Allora, coinvolgiamo Darwin e guardiamo la creatività in Darwin, perché il suo lavoro non c'entra niente col pensiero laterale o c'entra poco.
darvi l'intelligenza per gestire una complessità che ha davanti nelle sue spiegazioni. È un grandissimo intuito che gli permette diverse cose. Di avvertire la continuità dell'evoluzione. Adesso noi la parola l'abbiamo chiamata evoluzione, quindi è chiaro che c'è un concetto di continuità. Ma quando la cultura è che tutto si ferma perché tutto cambia, perché c'è un diluvio, allora questo discorso di continuità non viene assolutamente spontaneo ed è fatto intuitivo. E come fa a trovare questi fatti intuitivi? Perché sa cogliere le contraddizioni, ne abbiamo parlato, c'è stato un capitolo della mia lezione. Lui ha anche una gran sensibilità per il problema e questa sensibilità gli nasce perché lui ha questa sensibilità di suo. Ma già il nonno è un grandissimo uomo di scienza e la sua famiglia è in un contesto in cui il pensiero scientifico dell'epoca è sviscerato. Quindi è un uomo di grandissima conoscenza. Ma cosa fa di più Darwin? È più adattabile dei suoi colleghi, perché i suoi colleghi erano andati vicino a questa intuizione. Lui aveva modificato un suo modo di pensare precedente, per arrivare le sue definizioni finali. Poi si era fermato perché capiva che grande contraddizione sarebbe stato per la religione e quindi non voleva, diciamo, non voleva mettere a repentaglio la sua persona, il suo pensiero da questa critica sociale che ne sarebbe poi nata. E solo quando un giovane giornalista, che purtroppo la scienza non lo mette in primo piano perché è un personaggio fondamentale, fantastico, che dice le stesse cose di Darwin, ci arriva qualche anno dopo senza aver bisogno di viaggiare, proprio nella sua scrivania da solo, senza una cultura scientifica. E quando Darwin sa che stanno per uscire le pubblicazioni di questo giornalista, allora per sicurezza, ha paura di essere bypassato poi da questo nuovo intruso e si decide a fare una conferenza importante e a raccontare quello che aveva pensato. Allora, che cosa è stato importante? Non disperdersi in problemi senza soluzione, capire al volo quelli che sono i problemi che possono avere una soluzione e quelli che hanno una soluzione difficile, non trattarli. Avere fiuto e poi anticipare le soluzioni che sono nell'aria. Se studiate Darwin e il suo tempo, vedete che stanno tutti arrivando a quel punto. Lui ha avuto la fortuna di fare l'esperienza, la fortuna di vedere tante specie, di fare questo viaggio particolare e anche lì forse per poter fare questo viaggio particolare è stato selezionato perché ne aveva fatto uno precedente in Scozia ed era stato selezionato perché sapeva disegnare e quindi fare brevi schizzi di questi animaletti. Ecco che non c'entra per niente tutta questa fortuna che lui ha avuto per poter entrare in questa spedizione, avere questo curriculum che è sempre una cosa importante. Vedete questa, ve lo sto raccontando per spiegarvi la casualità. Comunque ha intuito, sa trarre vantaggio dal proprio ambiente culturale, dalla propria conoscenza. Questo per un ricercatore, uno scienziato è fondamentale. Sa trarre vantaggio dalle osservazioni. Ed è disposto a rivedere le proprie teorie. Adesso vi mostro una fesseria, posto a posto una fesseria, dopo il pensiero illuminante di Darwin, prendiamo la cosa più stupida che ci può essere, il Vix Vaporum. Come nasce? Ebbene, potete immaginare, alla fine del XVIII secolo i raffreddori si curano con Suffumigi.
Ottimo rimedio anche oggi, voglio dire, soltanto che allora si incendiavano le case in legno in questo modo e diventava un problema. Un farmacista decide, per evitare questi disagi, qualcosa che potesse essere inalato senza bisogno di passare dal fornello. Ecco, e mette assieme un po' mentolo e gelatina di petrolio addirittura, per inalare questo prodotto. Lo fa vedere a un valido farmacista per avere una formula da renderlo vendibile, e così nasce il prodotto che tutti voi conoscete. Anche qui che cosa ha fatto? Non si è disperso in problemi senza soluzione, ha anticipato le soluzioni che erano già nell'aria, ha tratto vantaggio dal proprio ambiente culturale, dalla farmacia. E ha cambiato poi, e ha modificato la gelatina di petrolio e queste altre cose, prendendo gli stimoli che gli aveva dato il farmacista Vick. Infatti il prodotto poi diventa Vick Vaporub. Quindi sia l'opera del genio Darwin, sia l'opera del farmacista di provincia americana hanno in comune questa caratteristica. Vi ho mostrato i due aspetti agli antipodi. C'è quindi una parte del pensiero laterale che vediamo marginale, ma c'è una grandissima parte che è la conoscenza. Ci sono i collegamenti, l'adattabilità, flessibilità, sensibilità, che io dico che sono aspetti del carattere, dove c'è determinazione, dove c'è coraggio, dove sono queste cose importanti. Quindi vediamo che da questa parte segnata in blu è l'organizzazione, da questa parte segnata in verde è la personalità della persona, da questa parte in rosa è il metodo che io vi propongo, e in questo modo noi riusciamo a costruire e a darci un metodo. Adesso provo a fare un'altra domanda interessante. A che età si inventa di più? Qual è l'età in cui si è più fertili? Nel senso che se andiamo a vedere le grandi invenzioni, noi vediamo che c'è un'età giovanile dove sicuramente siamo più creativi, perché ci sembra tutto, non abbiamo vincoli, siamo vergini, non abbiamo retaggi di idee già precostruite. Però capiamo che Bell perfeziona il suo telefono a 57 anni, che non è un ragazzo, ma soprattutto a 70 brevetti importanti nell'industria aeronautica. Quindi non è così d'acchito che nei primi anni si hanno le invenzioni migliori. Vi porto questa ricerca di mercato che ho trovato stupenda, veramente geniale, costruita sull'età dei geni. Qual è la genialità di questo approccio? È che per rispondere in che età i grandi musicisti di musica classica hanno operato il meglio di sé, il ricercatore a tavolino va a prendere tutte le composizioni, le divide per fasce di età, giovane, meno giovane, più anziano, e le confronta con le vendite, con il successo di pubblico. Ecco che in questo modo si capisce che il mestiere paga, nel senso che non è proprio l'inizio. Persino per Mozart, le cose più vendute di Mozart non sono nella fascia più giovane di Mozart. Quindi c'è un momento in cui l'esperienza paga la capacità di inventare. Adesso sto per chiudere e guardiamo che cosa aiuta il pensiero creativo e che cosa lo ostacola. A sinistra abbiamo le difficoltà, a destra abbiamo le facilità. L'intolleranza rispetto alla facilità, la tolleranza. Ho messo un sottofondo, un cervello umano, per dare al lobo destro la casa della creatività. È un modo un po' datato di raccontare le cose. È un modo più da letteratura che nella realtà. Il cervello è molto più complesso, che dire a destra succedono le cose, a sinistra delle altre. Però
so che serve a comprendere e quindi col limite di essere solo didattico nel mio racconto, ho diviso in due. Intolleranza fa male, la creatività, la tolleranza fa bene. La mancanza di flessibilità fa male, l'eccessiva rispetto delle regole fa male, le regole vanno rispettate come e in azienda è bene che tutte le rispettino, se no il caos prende il dominio. Ma per l'invenzione le regole devono stare al loro posto e bisogna quindi ragionare fuori dagli schemi. Focalizzarsi su un'unica risposta alle cose è sempre un limite, mentre bisogna avere un'apertura e, come vedremo alla fine, vedere le cose sempre dall'alto. La critica non può essere la base di ogni approccio al ragionamento, specialmente quando è analitica e si vedono stazioni diverse del ragionamento per singola stazione. Invece bisogna avere una sintesi, una visione d'insieme olistica. Il timore dell'insuccesso frena, bisogna avere molto coraggio e sapere imparare dall'insuccesso. Se si ha uno spavento fobico al rischio, non si va da nessuna parte, anche le grandi invenzioni vengono da insuccessi catastrofici. Chi ragiona per posizione, questa è la mia posizione, tu hai le tue, io ho le mie, sbaglia. Chi ragiona per obiettivi, questi sono i miei obiettivi, questi sono i tuoi, trova la strada giusta. Bisogna essere perseveranti e dissacranti, non bisogna farsi condizionare dalle opinioni altrui. Cosa vi chiedo quindi, cosa vi propongo di fare per migliorare la vostra sensibilità? Esplorate, esplorate continuamente, con molta curiosità, il nuovo. Viaggiate con la mente se non potete farlo fisicamente, viaggiate con i libri, viaggiate con i video, ma viaggiate con gli occhi. Il vero viaggio non consiste nell'esplorare nuove terre, ma nel cercare nuovi occhi, dice Proust. E vi lascio. Lascio su questa riflessione, una cosa importante che non si può insegnare, la cosa più importante di tutto è il coraggio, perché capite che per superare le difficoltà di ogni bisogna avere un grande rischio è non rischiare niente. Quando dite che qualcosa è impossibile, avete già perso la partita. Avete abbandonato i vincitori per unirvi ai vinti. Questo lo diceva un presidente della Procter & Gamble. Queste ultime due tavole in bianco le ho tratte da un pezzo di storia di un'azienda di detersivi, quindi di largo consumo, quindi del nostro mondo che è legato alla pubblicità, quindi senza pensare da Darwin e da Keplero, delle cose pratiche, degli scaffali dei supermercati. Ecco, anche lì bisogna capire che il più grande rischio è quello di non mettersi mai in gioco. Grazie. Altre informazioni sul mio sito Maurizio Mercurio tutto attaccato punto webly con due e la y finale punto com e trovate o nella pagina dell'università o nella pagina delle conferenze. Grazie.